Ciao ragazzi, come va? Io oggi sono veramente felicissima, mi è arrivata una notizia bellissima che non vedo l'ora di raccontarvi, ma adesso è arrivato quel momento. 3, 2, 1... Io sono Nikki e questa è la mia posta del cuore. Del cuore perché mi piace dare consigli di cuore. L'ho sempre fatto con i miei amici, ma questa volta è speciale. È speciale perché ho deciso di aiutare proprio voi. In queste ultime settimane sono arrivate tantissime richieste sui profili social di Dea Kids. Le ho lette tutte quante, ho scelto le migliori e adesso sono qui per rispondere. Allora, direi di iniziare subito, peschiamo il DM di oggi. Trovato. Oggi parliamo di esagerazioni. Diciamocelo, capita a tutti quanti di esagerare a chi più e a chi meno. Però, insomma, si può esagerare con un'azione o nel parlare. Ma leggiamo che cosa mi scrive Maria. Ciao Nikki, che bello scriverti. Ho bisogno del tuo aiuto in una cosa che mi preoccupa un pochino. Ultimamente ho notato di usare per troppe ore il mio cellulare e credo di esagerare. Vorrei riuscire a ridurre il tempo che trascorro al cell, ma non so bene da dove iniziare. A te è mai capitato o hai qualche consiglio su come posso gestire al meglio il mio tempo? So che sei bravissima a trovare le soluzioni e mi piacerebbe tantissimo sentire la tua opinione. Ciao Maria, guarda, io penso di avere un po' lo stesso problema. Io amo stare al cellulare, penso che ci siano veramente un sacco di cose interessanti all'interno del nostro telefono, però effettivamente a volte, ecco, sprechiamo un pochino il nostro tempo. Guarda, la mia migliore amica Loredana ha trovato un metodo infallibile che lei utilizza e che mi ha insegnato. Io non lo uso, però potrebbe esserti d'aiuto. Lei ha impostato questa cosa che ogni 15 minuti che passa il telefono, questo l'avverte che sono passati appunto 15 minuti. E poi sta a lei, insomma, decidere se stava spendendo bene il suo tempo oppure se forse potrebbe essere più produttiva in un altro modo. E quindi può o spegnere il timer e andare avanti con il telefono oppure prendere e mettere via il telefono e fare qualcos'altro. Penso che sia un metodo super carino e molto intelligente, quindi fammi sapere se lo utilizzerai. Ma non è finita qui, perché adesso è arrivato il momento di una rubrica speciale. Chiedilo a Nikki. Io qui ho una bellissima bowl con un po' di domandine. Adesso sarà il caso a decidere a che cosa dovrò rispondere. Cosa non deve mancare in un outfit perfetto? La gonna. Io sono super fan delle gonne, le metterei tipo sempre. Solo che sono un po' freddolosa, quindi d'inverno è un po' più difficile, però in qualche modo si fa sempre. Cosa ti rende più orgogliosa della tua famiglia? Io amo la mia famiglia, sono orgogliosa di ognuno di loro per un motivo diverso. Però di base penso che in ogni famiglia ci siano quelle piccole cose che ti fanno capire che sta andando tutto ok. Mamma e papà ci hanno sempre insegnato che a tavola non ci si alza finché tutti hanno finito di mangiare. E non è per niente scontato. Quando succede mi rendo conto che siamo sempre tutti lì assieme e dico, siamo proprio una bella famiglia. Credi nella magia? Vorrei tanto. Penso che la magia sia una cosa bellissima. Ti porta in un altro mondo. Io amo la magia e non so cosa darei per fare in modo che esista. Ragazzi, che dire, mi sono divertita veramente tantissimo e spero anche voi. La posta del cuore non finisce qua, quindi voi continuate a scrivermi sui social di Dea Kids e chissà, magari la prossima volta risponderò a voi. Ciao!